Mentre ero a Tokyo ho avuto l'occasione di incontrare Mara, che era lì per una residenza artistica. Lei è un'artista sensazionale e con la quale c'è stata subito intesa. Un altro di quegli incontri benedetti che arriva nell'outernet e funziona con la stessa immediatezza di un like su Instagram. Allora, ho Senza l'ospite fazzoletto. che non vuole essere definita pentita di mafia perché non è pentita affatto. Solo qualche problemino con le telecamere, insomma, a volte come biasimarla. Stiamo andando a caccia dell'Hyatt di Lost in Translation. Siamo entrate in quello Abbiamo la sbagliato. cantina. Eccoci, pentita. Ecco, ti si vede. Mi si è visto poco, È però, dai. poco. Siamo entrate al Regency, dove forse ci hanno fatto pagare per quei 28 secondi che siamo stati dentro, e c'è un foglio apposta per mandare la gente al park. Secondo noi, peraltro, fanno le tacche su un pezzo di legno ai danni di Sofia Coppola, per tutte le volte che arriva qualche sciamannato a Assolutamente. cercare l'Hyatt giusto. E adesso andiamo a bere. Perché cos'altro Sì. fare al bar dell'Hyatt Park se non Bere bere? e fare tante foto quando si accende tutta Sì! Tokyo. Fighissimo! Ti ricordi l'episodio della felpa cinese al ristorante super figo con la Marty? È successo di nuovo. Sono all'Hyatt Park di Tokyo con la felpa, con la maglia di Attack on Titan, e cioè c'è gente per cui questo posto è normale. Per me no. Comunque, questo è Lost in Translation. Bellissimo, campai. Ho preso il vino di Francis Ford Coppola e è buono. Picchia, secondo me. Però anche perché noi siamo a stomaco vuoto da non mi ricordo più quanto in realtà, no? Ci siamo viste alle 2:30 e nessuna delle due aveva mangiato tanto. Mi Questo ricordo. potrebbe rivelarsi non un grande piano, però intanto Tokyo si accende ai nostri piedi ed è tutto molto molto bello. Abbiamo delle stupende robe strane. Come altro puoi servire le patatine fritte, no? Se non così, in una cornucopia di ferro battuto, con un finto foglio di giornale, che in realtà è una carta super assorbente, naturalmente. Situazione accensione lucine, peraltro siamo a questo livello più o meno. E qua dietro si vede la Tokyo Tower, la vedi? Guardala là in fondo, dietro la nuca di quello là. E poi in un attimo Tokyo si mette l'abito da sera. Guardo quel mare di lucine e penso a chi le chiama casa, mentre io sono solo di passaggio. C'è moltissima pace da quassù e anche se sono in viaggio non provo alcun tipo di agitazione, il che per me è molto raro. Non c'è mai una notte uguale all'altra e questa notte in particolare è una di quelle che mi si incide nella memoria, uno di quei momenti irripetibili in cui i secondi passano veloci trasformando il presente in passato e se normalmente li inseguo con affanno, come se potessero seminarmi, per una volta stanotte mi va bene così. E mi sembra di correre con loro. Per arrivare al Palazzo Imperiale si passa attraverso una piazza con 2000 giochi d'acqua. Quindi io ho passato 2000 anni per guardarli e filmarli tutti. Ci sono cose che sappiamo tutti, come la magia della notte, il tempo inesorabile, il fascino dell'acqua che scorre. E poi ci sono le cose che sa solo l'imperatore, i riti segreti shintoisti che unificano il Giappone.
L'ultima sera la nostra amica e interprete ci ha portato in un ristorante da sogno. Mi sono sentita dentro Ranma, dentro Sailor Moon, dentro Nana, chi più ne ha più ne metta. Sushi a volontà, ma non ho mangiato il pesce palla.